La prospettiva non cambia, siamo rimasti l'unico partito che era già presente nella Prima Repubblica a tornare in Parlamento. Va utilizzata questa forza messa a disposizione dei diritti sociali e diritti civili che in Italia hanno poco diritto di cittadinanza e questa azione va fatta assieme al mondo laico, a quei riformisti senza patria, che sono ancora moltissimi in Italia. Sul piano politico il disegno nazionale è esattamente il disegno siciliano. Fra l'altro la Sicilia è stata molte volte il laboratorio politico nazionale, qui i fatti sono avvenuti prima che nel resto dell'Italia. Penso che potrebbe essere anche questa la buona occasione di quest'area socialista, laica e riformista che potrebbe proprio da qui prendere il via. I socialisti giocano in questo momento in Europa una partita importante per salvare l'Unione Europea, l'euro e avviare una politica di ripresa, di sviluppo che porta all'occupazione. E che il Partito Socialista Italiano, forte dell'essere componente del PSE, e io ebbi l'onore di firmare per l'Italia, assieme a Craxi e Occhetto, l'adesione al Partito del Socialismo Europeo, sappia comportarsi da partito antico nelle radici, ma moderno nelle proposte. Che ci sia un ricambio della classe dirigente, che mandi avanti le giovani generazioni che possono rappresentare i valori del socialismo europeo. Intendiamo nei prossimi mesi e già da questa tornata elettorale di domenica prossima dimostrare che i socialisti, il PSI, è tornato all'interno del centro-sinistra siciliano in una stagione politica nella quale spesso i partiti tradizionali scontano delle difficoltà, invece il Partito Socialista ritorna, il partito più longevo, più glorioso della storia politica italiana, ritorna in Sicilia a calcare le scene e le aule parlamentari.